Comune di Gela e Federfarma hanno siglato la convenzione che avvia in città il progetto sperimentale della farmacia sociale. Il sindaco Domenico Messinese ha sottoscritto l'accordo con la presidente provinciale della Federazione Unitaria dei Titolari di Farmacia, Maria Ippolito. L'intesa prevede che i fondi stanziati dall'ultimo bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale vengano utilizzati per agevolare l'acquisto di medicinali destinati alla cura della popolazione pediatrica a fasce sociali economicamente disagiate. Federfarma, ricevuta la somma, provvederà ad assegnarla alle farmacie gelesi aderenti in modo da favorire la maggiore copertura possibile sul territorio. Il ribasso del 10% sui prodotti di classe C sarà praticato dai farmacisti, mentre le somme comunali copriranno il 60% dell'importo. L'emendamento al bilancio per avviare il progetto della farmacia sociale è stato presentato da numerosi consiglieri comunali, tra i quali Giuseppe Guastella, firmatario in merito anche di una mozione arrivata già prima in aula. È una giornata importante per la città di Gela, per le farmacie di Gela e per tutte le persone che vivono in una condizione di disagio economico. È un momento bellissimo che vede la politica al servizio del cittadino. Io devo fare i complimenti al sindaco di Gela, all'amministrazione e anche al consiglio comunale. Riusciamo a dare delle risposte appunto concrete. Tutto nasce da un progetto, diciamo, lontano, che nasce un anno fa. Il progetto della farmacia sociale sotto una mia proposta appunto. Oggi la farmacia sociale diventa realtà anche a Gela. Vediamo che praticamente dopo circa un anno questo progetto si è concretizzato e a breve anche a Gela diverse famiglie, in particolare tutte le famiglie con un ISEE uguale o inferiore a 7.000 euro potranno usufruire di uno sconto del 70% per quanto riguarda i farmaci di classe C, che sono tutti farmaci, diciamo, a pagamento. Diamo la possibilità alle persone più bisognose di accedere ai farmaci per quanto riguarda i proprio l'età pediatrica. Un progetto nato dalla proposta della Commissione Affari Generali e che va nella direzione della proposta che serve a dare delle risposte al territorio. La Giunta l'ha accolta con convinzione, perché siamo sicuri che va per dare proprio quelle risposte che vengono chieste dal territorio. Ci auguriamo magari il prossimo anno, perché no, di ampliare questo capitolo di spesa ulteriormente per dare la possibilità ad altre fasce deboli come gli anziani o tanti altri cittadini che effettivamente si ritrovano in una condizione di bisogno di poter usufruire, soprattutto in un momento di difficoltà come può essere l'attraversare di un semplice raffreddore alle malattie ovviamente più complicate, la possibilità di poter ricevere un supporto economico fattivo e insomma poter non curarsi ovviamente di questa contingenza economica.